corpo che avvolgiamo intorno al nostro corpo. E quando il nostro corpo invecchia, la casa invecchia insieme a lui. Quando il nostro corpo si ammala, la casa si ammala insieme a lui. E cosa dire della follia? Non è possibile che la casa assorba la follia di chi la abita, facendola esplodere nelle stanze, nei muri, nei corridoi. A volte non ci capita di sentire che la follia si sta impadronendo di noi. Non è forse questo che intendiamo quando affermiamo che una casa è tormentata, che è abitata da spiriti? Noi diciamo che è infestata, ma in realtà vogliamo dire che quella casa è impazzita.